efficienti, versatili, confortevoli, persino elettriche, con una gamma completa a impatto zero. Ma poi c'è anche l'aspetto legato al motorsport e un'esperienza sul campo che fa di Renault una vera e propria specialista del genere. L'ultima creazione non fa eccezione e riesce a sorprendere andando oltre ogni più rosea aspettativa, con tanto di telemetria da vera pistaiola. Casual o formale? Un po' come questa Clio RS che vi presentiamo oggi, una versione molto speciale, trophy, limitata, numerata, che è un po' il meglio dei due mondi, cioè si presta sia per andare in ufficio tutte le mattine, ma anche, come in questo caso, per andare in pista e divertirsi. A me ricorda molto la Renault 5 Turbo della mia giovinezza, quando con mio cugino facevamo delle scorribande, ma la tradizione Renault Sport è molto molto lunga, vero? Sì, beh, basta fare due nomi, Clio 16 valvole, Clio Williams, anche quelle ce le ricordiamo bene. Insomma, Renault Sport in fatto di auto ad alte prestazioni ci sa veramente fare. Poi lo vedremo in pista, però qua hanno lavorato, c'è tanta sostanza più che apparenza, perché la linea è pulita, è quella di una Clio normale, chiaramente incattivita, però tanta tanta sostanza. L'assetto è ribassato di 20 mm davanti, di 10 dietro, il cambio è LDC doppia frizione che abbiamo apprezzato sulle Renault normali, tra virgolette. Su questa è tarato in maniera più sportiva, più rapido addirittura del 30% nelle cambiate. E poi abbiamo dei pacchetti speciali all'ingresso che ce li puoi raccontare te. Che sì, devo dire che mi sono veramente divertito a usare i pacchetti RS Trophy, RS Sport, RS Sound. Di cosa si tratta? Sostanzialmente è possibile, attraverso questi sistemi di bordo, registrare tutta la telemetria e per cui poi rivedersi al computer per come si è andati in pista, con tutti i parametri, dalla potenza frenante all'accelerazione, al freno, a quanto sterzo, tutto insomma, comprese le coordinate GPS, per cui si ricostruisce il circuito su una mappa virtuale. D'altro canto l'R Sound, che è un sistema molto simpatico che permette di avere all'interno della vettura il sound accordato con quello che sto facendo, quindi se sto accelerando in crescendo, se sto frenando a scendere, di diverse vetture del gruppo, fino ad arrivare alla Nissan GT-R, per esempio, che fa un baccano incredibile. Tutte chicche che sicuramente non mancheranno di piacere ai più giovani, ma che anche a un quarantenne come me fanno veramente divertire. Una macchina di sostanza, dicevi, in effetti i numeri sono tutti presenti. Sì, se già la RS normale è forte di 200 cavalli, 260 Nm di coppia, su questa Trophy la situazione diventa ancora più sostanziosa. Infatti i cavalli diventano 220, la coppia 280 Nm, insomma di birra ce n'è veramente tanta. Accoppiata peraltro a un assetto straordinario, piatto, confortevole nelle lunghe percorrenze, ma veramente tosto in pista anche oggi con questa giornata un po' grigia nella nebbia e l'asfalto bagnato. Devo dire che la macchina si sta comportando molto molto bene, ma adesso è il momento di andare in pista e di vedere veramente come va questa Clio RS Trophy. Venite con noi. In pista, la Clio RS Trophy dà il meglio di sé grazie anche a una ripartizione dei pesi perfetta e a un setup micidiale. Come sulla sorellina normale, anche qui si apprezza una leggerezza strutturale al vertice della categoria, con un peso che non supera i 1200 kg. Grazie all'opzione RS Monitor, disponibile ad appena 250 euro, è possibile registrare ogni tipo di parametro della dinamica di marcia, con tanto di tracciato rilevato grazie all'integrazione col GPS, semplicemente inserendo una chiavetta USB nell'apposita presa sotto la console centrale, per poter poi visualizzare il tutto sul proprio PC di casa collegandosi al sito dedicato renosport.com attraverso la funzione RS Replay.
qui la parte sport. Ma fuori dalla pista la Trophy si comporta come una normale vettura da tutti i giorni. Basse emissioni, consumi più che accettabili, a patto di non farsi prendere il pedale dall'acceleratore, cosa peraltro non semplice. Insomma, grinta ed efficacia in pista, ma sostenibilità e comfort su strada, con il plus delle 5 porte che non si vedono, ma ci sono, e assicurano una versatilità e un'accessibilità perfetta, anche per portare i bimbi a scuola. Promessa mantenuta, direi. I numeri li ha mostrati tutti, questa Clio RS Trophy. Ci siamo divertiti tantissimo in pista. Tutte le cose che avevamo detto in apertura di servizio le abbiamo verificate e le avete godute in pista nel nostro giro. E tutto questo per un prezzo, Alfonso, che di listino parte da meno di 26.000 euro. Con tutto quello che ha su questa, ed è veramente tanta roba, si arriva a 30.000 euro. Devo dire, una somma assolutamente ben spesa. Guarda, mi viene voglia quasi quasi di ordinarne una, perché è veramente molto molto divertente. Comunque, ormai l'avete capito, è quasi Natale, e per cui non ci resta che invitarvi ad aspettare la nuova stagione per rivederci sugli schermi e augurarvi un felice Natale e un buon principio di 2016. Grazie. Nella letterina sappiamo già cosa scriverai, quindi. Esatto.